Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Oggi vi parliamo di una squadra molto particolare, una squadra marocchina ma de facto spagnola, e una squadra che appunto ottenne l'incredibile risultato di essere l'unica squadra non spagnola a giocare in Liga. Adesso vediamo perché. Innanzitutto va detto che il club, che attualmente si chiama Maghreb Tetouan, originariamente non si chiamava in questa maniera. E questo perché il club venne fondato nel 1922 da degli studenti baschi giunti fino a Tetouan per studiare. Giunti lì non sapevano cosa fare, si annoiavano, eccetera, e decisero di creare questo club che però inizialmente non poteva avere, proprio per ordine di Franco, niente che non fosse, tra virgolette, spagnolo. Questo voleva dire che doveva essere il tutto e per tutto simile a qualsiasi altro club spagnolo che però viveva appunto in Spagna, mentre loro erano ancora a Tetuán, che all'epoca era appunto sotto il dominio spagnolo. Decisero allora di chiamarlo Athletic Club Tetuán e si ispirarono veramente moltissimo. Non è possibile farvi vedere il logo, ma se riusciamo ve lo mettiamo come immagine. Si ispirarono moltissimo al logo del loro club originario, quindi dell'Athletic Bilbao, ma anche a quello dell'Atletico Madrid, che appunto è ispirato a sua volta proprio al club basco. La squadra, grazie a questo piccolo stratagemma, riuscì ad iscriversi al campionato spagnolo, naturalmente, per chi, scusate, non al campionato, alla federazione spagnola. Per chi sappia più o meno come funziona il mondo del calcio, tu, diciamo, ti iscrivi appunto, tu non è che ti iscrivi e ti iscrivi in automatico ad una serie, devi partire dalla base, però ti iscrivi a quella federazione in maniera tale da poter vincere, vincendo campionati, vai a giocare sempre di più, sali fino ad arrivare ai massimi livelli, fino a quando poi ti giochi effettivamente il campionato. E fu proprio questo che accadde alla squadra di cui vi stiamo parlando. Fino al 1950 circa non erano mai riusciti ad ottenere risultati seri e quindi era sempre ballata un po' fra il dilettantismo e il professionismo di fatto, cioè una di quelle squadre quasi da paese dove sostanzialmente ti diverti di più tu a giocare che la vera posta, cioè non ti diverti tanto a vincere, ti diverti più a giocare, mettiamola così. Però qualcosa cambiò, perché nel 1951 e 52, cioè nella stagione 51-52, si compì un'impresa incredibile. Questo piccolo club riuscì finalmente a battere tutte le avversarie ed arrivare finalmente a giocarsi le proprie carte nella Liga, il massimo campionato spagnolo, quello per intenderci dove c'è il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, per magari quelli un po' meno appassionati di calcio. Arrivata fino a lì, riuscì anche a fare la sua decorosa figura. Il problema vero del club era uno e molto semplice. All'epoca, come sapete, non erano molto diffusi i voli aerei e questo, se tu sei in Marocco a Tetouan, vuol dire che nel migliore dei casi, per arrivare nella città più vicina dove c'è la partita, fai 4 ore di macchina, 4 ore di pullman, magari all'epoca anche di più, visto che penso, diciamo che mi spero che le strade siano migliorate col passare del tempo. Fatto sta che proprio per questo motivo i marocchini non riuscirono mai a dare il proprio meglio nelle trasferte, che persero tutte, ma in compenso furono una validissima avversaria per chiunque andasse a giocare da loro, anche se alla fine perdevano lo stesso. Infatti il club, tutto sommato, cioè arrivò ultimo in Liga e l'anno dopo retrocesse. Però poteva contare, diciamo, poteva vantarsi di aver fatto pareggiare addirittura il Real Madrid, che all'epoca era veramente nel suo apice ed era senza ombra di dubbio una delle squadre più forti nel mondo. La storia si conclude qui? No, perché naturalmente quando la Spagna se ne andò definitivamente dal Marocco, quando il Marocco riuscì a scacciare la Spagna, questo club non poté naturalmente più giocare in Liga perché non si trovava più proprio fisicamente in Spagna. E questo in realtà per il Maghreb Tetouan, da qui
dovette cambiare anche nome e si chiamò Mowrad Tetuan. Questo per naturalmente eliminare anche un po' di passato che in realtà era più colonialista che altro, per onestà. Fatto sta, cioè non nel senso che la squadra colonialista, però è chiaro il legame. Gli spagnoli stanno in Spagna e non stanno in Marocco, per intenderci, ecco, siamo noi già. Fatto sta che cambiò il proprio nome Mowrad Tetuan, ma i risultati non li arresero per un sacco di tempo. Salvo nel 2012, quando finalmente riuscì a trionfare per la prima volta in campionato e confermandosi così per la prima volta anche come realtà veramente importante anche in Marocco e non solo in Spagna, dove comunque diciamo era riuscito ad arrivare tra i campioni, perché alla fine sei, sì, se riesci ad arrivare almeno alla massima serie, sei una squadra seria. Tutto, diciamo, piccola curiosità, dopo più di 100 anni dalla propria fondazione, esiste comunque un legame fortissimo che lega Tetuan e il Mowrad Tetuan Atletico Madrid, che è la squadra, appunto, ti ho detto, questi erano baschi, però diciamo loro sono ispirati all'Atletico Madrid, ed ecco l'Atletico Madrid che hanno mantenuto i rapporti, tanto che nel 2007 il club spagnolo ha voluto lui proprio avviare una partnership con il Mowrad Tetuan, creando anche scuole calcio e proprio un programma di partnership che aiuti la squadra a crescere sempre di più. Niente, questa era una storia, l'ultima, venerdì. Abbiamo tenuto in tutte le maniere a fare qualcosa di marocchino, sia per quanto riguarda i podcast, sia per quanto riguarda il sito, perché settimana prossima ci avventuriamo nel Marocco con 3 libri e con altri 2 podcast che al momento non sappiamo ancora quali siano in realtà. Però nei prossimi giorni verrete aggiornati sempre di più. Fateci sapere come al solito se l'episodio vi è piaciuto, se vi è interessato, se magari conoscete qualche altra curiosità su questa squadra, ma non per forza solo su questa squadra. E qualsiasi commento, qualsiasi cosa ben accetta. Seguiteci su Facebook, Instagram e sul nostro sito. Oggi sul nostro sito, tra l'altro per i marocchini in ascolto, dovrebbe uscire alle 17:52, ci piace questo orario qui, un articolo riguardante il Raja Casablanca, una delle squadre, non so perché non ho ancora fatto l'articolo nel momento in cui sto registrando, ma se non la squadra più titolata del Marocco, una delle. Fateci sapere e al solito seguiteci, alla prossima, quindi domani. Dai.